Meno male che ho preso la cappona. Aspettate, aspettate, torniamo indietro di un giorno. Per chi mi segue su Instagram già sa, ma con la mia squadra, la Conad Volley Tricolore Reggio Emilia, abbiamo vinto la Del Monte Coppa Italia di Serie A2. Un traguardo storico per la società e per la città, raggiunto con coraggio e determinazione. Per me, arrivato nel momento più difficile della carriera sportiva. Non posso far altro che complimentarmi con tutti i miei compagni per l'impresa compiuta. Io adesso con la spalla sto meglio, fortunatamente, e non vedo l'ora di tornare a scoppiare il pallone. Intanto, godiamoci questa coppa. Bravi ragazzi. Alessio questo weekend aveva organizzato un evento, la PAS, acronimo di Poor as Shit. 3 giorni di tracce in fuoristrada più o meno semplici, giusto per lo spirito di stare in compagnia e condividere la passione per l'adventuring. Loro avevano già fatto il primo giorno. Ed era andata più o meno così. I ragazzi mi aspettano per mangiare. Ma che si fa? Figa! Sono arrivato qui all'agriturismo, al rifugio degli scappati. Nebbia in Valpadana! Questa è la carne per 7 persone. Ma sempre che ti lamenti, viene, fa sempre senza e si lamenta. Cioè, è arrivato all'ultimo, ha trovato tutto pronto. Perché non portare una bella pizza? Il fuoco acceso. Fuoco acceso. Ha portato solo... Ma con le maglie della buona da portare. Questo ho portato, ma ti pare? Che cazzo me ne faccio, lo mangio? Ah, è cioccolato. Vedi, è croccante. È croccante. Ragazzi... Ma aspetta, è per la giornata, no, per gladiatore? È la tappa. La tappa più? Più la griglia, dai. Più griglia. Che cazzo, dai. Ma in piedi. Grazie. Cioè, fallo bene, che cazzo. Cioè, chi è che lo premia? Grazie. Grazie. Direttivo. Il direttore. La foto. Tutto il direttivo. Applauso. Discorso! Volevo dedicare questa vittoria ai miei compagni di viaggio! Adesso che per prima ha creduto nel progetto, coinvolgendomi. Solo che mi ringrazio e non mi manda a quel paese. E che leggi i miei messaggi! E poi volevamo dirvi una cosa, adesso scusami se mi permetto, ne approfitto della nostra notizia. Sono qui per stiamo fare preparando bene. L'edizione dell'anno prossimo della PAM. Dopo la PAS, la PAM. Sarebbe? Più avanti, più avanti migliora. Professionista. Questo sacchetto reactor. Praticamente se scorreggi qua dentro... cioè, si crea una tappa. Una reazione reactor. Una reactor HD. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, buonanotte, vai. Ti sei messo il pigiamino di Natale. Compa, mettiti. Cosa? Mica comunque il nero snellisce. Ma non fa miracoli. Ah no. Benissione. Un branco di froci. Buonanotte. 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 Giusto. Dimmi. Non sono la da droga. Cioè, facci svegliare. Mi sembrava brutto con la confidenza. Mi per questa responsabilità. Guarda che bellini. Giorno. Giusto. Li mandiamo via. Via che poi li raggiungiamo. Come sono carichi i ragazzi. Giustino, vedi che ti sei dimenticato una cosa a letto. Che cosa?
la tua verginità. Ale, qual è il programma? Andiamo a San Quirico, ci becchiamo con altri tre scappati di casa e poi percorriamo la Mille Sassi, però rivisitata da me in maniera molto easy e tranquilla come sempre. È il come sempre che mi preoccupa. Buongiorno, finalmente in sella dopo una nottata di fuoco con Giusto. Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è prendere un caffè. Hai vinto almeno. Bravo. Dai, allora il pranzo lo paghi tu, via. 9 cazzotissimi motociclisti pronti ad affrontare una grandissima impresa eroica. No, oggi dovremmo fare la Mille Sassi, tecnicamente. Però ci sono delle varianti, variazioni o rivisitazioni. Se mi sentite ridere o parlare da solo, non sono diventato pazzo. Ero collegato in mesh con l'interfono Sena insieme a Giusto, Andrea e compare Alessio. Gente che si unisce da un momento all'altro. Gli mandiamo la posizione. Giusto! Stai perdendo la... Stai perdendo il borsone! Come mi sta questo nuovo Arai Tour X4? Lo volevo fondamentalmente provare. Non che mi trovassi male con il Climb, il Krios Pro. Anzi, però sapete che sono mani bucate. Anzi, no, devo ringraziare B. Giacomo di Bear Racing di Modena, che mi ha detto: Federico, guarda, mi stai molto simpatico, te lo faccio pagare il doppio. È andato più o meno così. Allora, con tutte le moto che ho, la grafica non ci appizza veramente una beneamata Mi, però come colore è bello. Lo sto provando in questi giorni e poi vi farò sapere come va. E comunque prime sensazioni molto positive. Guardate poi Paolino, cioè è diventato proprio un super KTM Riders. A marzo si andrà a fare un corso con Jordi, moto con Gigi, la Castello dal Pozzo. E questo mi fa piacere, nel senso, se posso tornare utile per qualche spunto, per qualcosa, sono solo che contento. Lui comunque un fuoristrada sa andare, però voleva, come dire, approfondire meglio alcuni aspetti o... Ho un'infarinatura delle basi, ecco. Ma si è capito dove siamo? A petrolio. A petrolio. Oh, Giustino, smettila di guardare i culi. Che sotto consiglio di Gianluca, il mio gommista, io devo camminare con la pressione a 3. E quindi no, 3 no, però tipo 2,4 davanti e 2,5 dietro. Perché mi ha detto ok, sì, forse perdi un po' di aderenza, però se fai fuori strada con il peso della moto, la spalla ridotta della gomma, il cerchio lo sfondi. Questo di qua è il terreno peggiore per il GS. Ma qua io non riesco a stare in piedi. Sì, questo è il terreno peggiore per il GS. Un po' di polvere, poi sta strada è tutta... Giusto, si sta facendo proprio la passeggiata... Seduto da Pascià. Dice, vabbè, tanto tutte le sospensioni elettroniche fanno e mica me lo fa fare fatica. Oh, quanto è quotata la prima caduta. Secondo me sono io che sto prendendo una linea di merda. Che sei abituato a una certa sortata. Aspettate che io provo a cambiare la batteria, non so della perché, GoPro. Probabilmente per il freddo. La GoPro mi registrava 30 secondi e poi si spegneva. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Manza. Sì, pronuncio un comando, mamma mia, giusto che jolly che sei giocato! Ah, giusto! Ecco! Ora l'abbiamo perso! Francesco, con il GS e le gomme lisce, non ha avuto il minimo pezzo timore mi sa che ne ad affrontare un percorso del genere. Bravo tu! Pa 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 pa!
pa 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 ra, pa pa. A posto? Si pesca? Vai. Faccio se passo io. Vanno avanti lui, se passa lui passo io. Non ci sono scusato. Mi lanciare pietre. Wow! Champagne per tutti! Ma non posso trovare dietro, Andre, in culo a te! Ti tengo da dietro! Vai. Ti schizzi tutti. Proprio così, no, se l'ha messo, no, vero? Importante arrivare, poi. Diciamo che... Sono contento che mi tenga qua la pressione per me. Fino adesso è stato così. Gomme lisce e pedalare! Che spettacolo qua! Vediamo le pietre. Questa è bella! Qua! Sto facendo rischiare la vita a Max. Bello. Sì, chiedila giusto com'è. Bella, eh? Beh, giusto. Non si sente. Giusto. È un po' master questo. Fede, no, allora no, io non dico se metterti l'antipioggio o meno, perché tutte volte che dico sì, lo devo mettere, poi c'è il sole, no, non lo mettere, inizia a diluviare fortissimo, quindi io responsabilità sotto questo punto di vista non ne voglio. Va bene l'acqua, che fa? Eh? Va bene l'acqua, ti ho detto, vabbè, tanto a lui l'acqua lo bagna e il vento l'asciuga, com'è giusto? Minchia, come fai lo sborone con sto completo? Vai, scendete, mettete l'antipioggia voi, bravo! Buon rientro, andate piano, piacere mio. Mi raccomando, andate piano, ci mandate un messaggio appena arrivate. Baci, siamo a 700 metri, a Montieri. Guarda che bel bar che ci aspetta. Ciao, fermate un attimo per mangiare. Un po' stanchino. Non tanto per la traccia in off quanto per insomma, fermati, vai. Ma quanto vanno i ragazzi? Perché non vanno più piano? Occhio, oh, non ti lanciare, che se cambia fondo siamo rovinati, tiriamo dritto. Dove? Ma dove mica siamo? A Prizzi, il paese natale di mio padre, mi sento. Giustino! Wow! Giusto!
A me qua mi dà arrivati sulla strada, ecco. Adesso non lo so. Ah ragazzi, quanto mi mancava andare in moto, soprattutto guidare la cappona. Ringrazio ancora Gianluca per avermi martellato e sistemato il cerchio in previsione del viaggio in Mongolia, ma provvederò a cambiarlo per sicurezza. Come immaginavo, la 1290 si è dimostrata degna di questa pass. Probabilmente sei riuscito a fare tutto anche con il GS, ma non mi sarei mai divertito così tanto. Devo fare i complimenti a tutti i partecipanti per lo spirito d'adattamento ed il passo sostenuto in fuoristrada. Mitici davvero. Peccato che con alcuni ci si debba salutare. Come stai, Giustino? Ho male un po' alle braccia. Aspettavo che ti faccio un massaggino. No, che ne va? No, vasellina, vedi che quello abbiamo usato ieri non va bene. I saluti! Sono sempre tristi! No. Giusto non piangere! Andate piano! Merda! Perché adesso sono una merda? Peggio dell'albergo ristorante! Sono sbudellato, ragazzi! Adesso vi dico pure il nome. Alla passi! Ottima compagnia! Grazie Alessio! Grazie Alessio! Grazie a voi! Poi vai a pagare! Questo è il tartufo, i carciofi e questo è il salsiccio stracchino. Dove siamo qua? Come dove siamo? Dove siamo? La salina di Volterra, il vecchio mulino. Cottura perfetta. Caliamo. Caliamo, cala la pasta. Sono io. Tu sei di origine. Giusto, stai mangiando troppo, mi sa. Mela al tartufo. Che buona, sembra patata. Il primo giorno della pasta è giunto al termine. Non possiamo far altro che ringraziare Alessio per l'outfit e l'ottima organizzazione. Ci vediamo domani per un'altra avventura in moto. Grazie ragazzi. Hai finito.